nuovo Nicola. No, ma cosa fa? Non ti credo. Proprio una bella scetta. Viene di notte, tiene compagnia con Francesco e Grazia e la loro fantasia. Ti entro, ti penetro. Cioè, non andare troppo oltre. Ho avuto un'estate per la stanza. Chi si pizzi, pizzi, mi crimini. Secondo me si sta crema. Messi, Messi Potter, Messi, campioni del mondo. Buonasera, buonasera. Buonasera, ciao Grace, buonasera. Ciao Francesco, come stai? Bene, ma noto che insomma siamo ritornati alle buone, sane, vecchie abitudini. Siamo tornati al cesso, sì, diciamolo. Cioè, è come proprio i fan della prima ora ricorderanno, io la prima ondata, all'inizio della prima ondata, conducevo questo lieto programma dal bagno di casa mia. E adesso siamo tornata così, come un tributo alle origini. Si vede anche il sapone lì a sinistra, a destra, non lo so perché sono specchiata, sono proprio in bagno. Quindi ho un caso alle pareti gialle e poi verde acido. Sì, 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 mi sento molto a mio agio. Buonasera, buonasera Daniela. Ciao Daniela. Buonasera Davide Gottero, ciao. E Facebook user, che giorno è oggi? Oggi è il giorno in cui viene di notte, buonasera amici. Ciao Facebook user che ci stai guardando dal gruppo, vecchio gruppo di Facebook, mi raccomando vieni. Vogliamo sapere il tuo nome, Facebook user. Esatto, esatto, vieni subito nella pagina, venite subito nella pagina di Vieni di Notte, mi raccomando, non state nel gruppo, così almeno vediamo il vostro nome quando commentate, mi raccomando. Esatto. Abbiamo anche Matteo, ciao Grace, è tornata nel cesso in onore del mio ritorno, esatto, grande. Esattamente sì, esattamente. Sì, un bacio grandissimo. Sei ancora ubriaco, Matteo? Chi può dirlo? Niente, cose nostre, cose nostre. Oggi l'ho visto festeggiare. Ah, il bagno, okay. Nostalgia canaglia. Addirittura, sera, Marcus. Buonasera, ma veramente, guarda, veramente, Grace, sai che sono un sacco di giorni che sto provando questa nuova meravigliosa applicazione che si chiama Clubhouse ed è, devo dire che è veramente molto interessante. Ma la cosa che volevo dirti è che mi fa molto strano perché sono stato una settimana su Clubhouse dove si sente solo ed esclusivamente la mia voce. E adesso il vedermi in video mi fa strano. Perché in casa non hai specchi tu, Francesco, come vampiri. No, esattamente così. Ma brutta scemina che non sei altro. Adesso ti do il contentino perché so che tu sei molto felice quando facciamo questa cosa. No, sono ti tornati, prego. Sì, solo per te e solo per tutti voi. Le questa tasse. Sera si sono uniti a noi, gruppi di ascolto, seguono Vieni di Notte questa sera. Pensate un po', Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari, Natasha Stefanenko e quell'altro del Festival Bar. Pensa un po'. Cos'era? No, Salvini, Salvetti, Salvati. Salvetti, ecco, lui. Guarda poi chi... Guarda chi ci segue, il telegatto. Il telegatto. A passaparola, tra l'altro, è proprio a passaparola. Guarda un po' chi ci sta seguendo questa sera. Proprio le letterine di passaparola si sono riunite apposta per noi. Sì, sì, ci hanno scritto. Ma no, quelle in foto di Ilaria Blasi. E Ilaria, esattamente. Che entusiasmo, Grace. No, è che è completamente diversa, cioè, nel senso... Lo so, succede, non dimentichiamo, guarda, il gruppo musicale I Ragazzi dai Capelli Verdi, come dimenticarli, insieme tutti noi, guarda che cari. Ma chi sono questi? I Ragazzi dai Capelli Verdi, ma la cosa più importante, ragazzi, non dimentichiamoci, il Furetto e il Sosia di Pavarotti, intervistati proprio dalla nostra Grazia Sambruna, che ci stanno seguendo questa sera. Foto di repertorio, sì, ero a Sanremo a fare un po' di Vox Populi, oltre che alle interviste cantanti, ho scelto quel giorno di intervistare un Furetto, qualcuno ha avuto la prontezza di immortalarmi, perché effettivamente
La Blasi prima della cura, infatti sembra un'altra persona. Buonasera, dai. Buonasera ragazzi, che bello, ah è vero, hai ragione. Daniele, grazie, per una volta non è pieno di complimenti solo a Francesco, grazie Daniele. Oh, sono hai una ragione, vogliamo dirlo, io lo dico. Ma lo sei, lo sei, lo sei, lo dico sempre, guarda, quando non erano classificate, hai ragione Camilla, è vero. Io ho detto, è semplicemente, è completamente diversa, poi il resto l'avete aggiunto voi, ecco, allora. Senti, ma vogliamo parlare di Boni? Ma parliamo di Boni, infatti, insomma, cioè siamo qua apposta, fa un programma di Boni, qua parliamo di letterine, cose, insomma. Di Larry Blasi, ma come mai prima cura? Ma scusa, infatti, cacchio, vai, ma presentiamolo, ma chi abbiamo? Allora, cosa? Questa sera, ragazzi, vi faremo un'altra volta molto lieti, vi faremo venire di notte. Ah, Fabio, bravo, Grace migliora, fra peggiora. Aspetta, so io subito, so come far arrappare Fabio, aspetta. Vai Fabio, sì. Commenta ora. Vai, Francesco, vai, vai. Francesco, ho capito il tuo ego, ma dovremmo presentare l'ospite in questo momento. Ok, mi do la Falbono. Beh, Francesco, vai, ora che sei così sexy, così incredibilmente sexy, presentaci l'ospite. Guarda, vai. Questa sera veramente noi abbiamo un autore, cioè un traduttore, un agente letterario. Cioè, viva, viva, viva la Sicilia, proprio in diretta con noi. Anche la cultura. La cultura in diretta con noi questa sera da Trapani, quel bonazzo di Paolo Costa. Ciao! Buonasera, ah, bello. Ciao, ciao, grazie. Bello. Come stai? Bene, bene, bene. Cavolo, addirittura il trafiletto sotto. Guarda che qua c'è, beh, qui la CNN c'è spiccia casa, perdonami. Vedo, ecco. Lei in diretta dal cesso, io dal salotto, insomma abbiamo questo programma fatto in stanza, classico. Esatto, dalla tua e benvenuti stanza. Nel mio cesso, praticamente, stasera. Grazie, Aurora, grazie. Certo livello. Grazie, vedi che c'ho i miei fan, Grace, guarda che mi vogliono bene. Buoni, grazie, guarda. Davide. Grazie, e invece Fabio continua a ridere con niente, mi devo togliere gli occhiali. Scusa Paolo, momento egocentrico, come stai? Mi hanno detto che sei un po' agitato. Sono in ansia, non so che cosa accadrà, in che ha modo avuto un principio di ictus, anche che... Questi sono i miei volti, le mie espressioni e i miei rumori. Benissimo, benissimo. Ti sentiremo rumoreggiare parecchio questa sera, io partirei subito con la prima rubrica. Cosa brava, dici, Grace. Francesco? Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, abbiamo il banner della prima rubrica, Salvati la dignità. Che cosa significa, Paolo? Che per i prossimi 30 secondi, avrai esattamente 30 secondi, lo ripeto perché volevo far vedere il mio meraviglioso anello, per salvarti la dignità, ovvero per dire delle cose belle su te stesso. Perché scusa, da... Grazie, non ho capito quanti secondi. 30, volevo ridirlo così. No, non ho 30 capito. 30 secondi? 30. 30 secondi, c'è anche l'anello che fa lo zero, no? Così. Prendilo. Ah. Bellissimo. Ecco, 30 secondi per dire, per raccontarci un po' di te, insomma, sarà l'unica finestra che avrai per poter fare questo, perché dopo sarai completamente nelle nostre grinfie e non avrai più padronanza di questo. L'unica, perciò, quindi, l'unica. Siamo sicuri? Cerca di dire qualcosa, siamo sicurissimi di questo, abbiamo una scaletta molto serrata, quindi Paolo sei della merda, Paolo anche e se te lo dice grazie all'accesso è la verità. Ecco, esattamente, vabbè. Quindi 30 secondi a partire da ora. Allora, io sono Paolo, ho 23 anni, sono siciliano, quindi penso che questo sia un valore aggiunto, aggiuntissimo anzi. Amo quindi il buon cibo, lo so anche cucinare, merito comunque delle varie lezioni delle mie amiche e dei miei genitori. Poi, non so, sono un ragazzo abbastanza divertente, mi piace ridere, mi piace scherzare, molto ironico, molto sarcastico, cinico. Ho un sacco di interessi, musica, videogiochi, libri, fumetti, film, serie TV. Sono un tipo molto affettuoso, gentile, sempre più disposto ad aiutare l'altro. Stop, non ce ne frega niente, basta, tempo. Dai, ho detto quasi tutto, ce l'ho fatta. Beh, io ho memorizzato che sai cucinare, che è sempre una cosa molto importante e molto interessante, almeno per quanto mi riguarda, no? Assolutamente. Sai cucinare. Esatto, importante. Paolo, già il fatto che partecipi a Vieni di Notte non hai di default una dignità, dice Fabio, inutile provare a salvare. Ma bello, ovviamente... perché anche i nostri ospiti fanno di tutto per farti sentire a tuo agio. Stasera torna lo sciappone. Bravo Facebook, esatto. User, ma dici chi sei?
Facebook user, vai di là nella pagina, basta fare facebook.com/vienidinotte. Guarda, vi metto anche il banner, eccolo qua, eccolo. facebook.com/vienidinotte, vedi la diretta, così noi vediamo direttamente, insomma, chi diavolo siete, insomma. Vedi che qua mi arrivano un sacco di commenti senza male. Allora ci seguite, ma non ci seguite abbastanza, vi dobbiamo cazziare. Ma nel frattempo ci accontenteremo di trattare male Paolo con la prossima rubrica. La prossima rubrica, insomma, no? È giusto, le bruciapelo, anche molto hot, vogliamo dire, non è vero, però volevo fare, insomma, Margella anche bravo, ecco, come il mio mito di riferimento. Le bruciapelo che cosa sono, Paolo? Niente di bello per te. Prima di tutto ti chiederemmo... non ti daremo fuoco, questa è già una buona notizia, ok? Però ti chiediamo subito, anzi ti chiedo, di mettere una mano di fianco alla guancia a cui vuoi meno bene. Poi vado a spiegarti come mai. Allora, gli occhiali, non so, che ci devi fare con questa mano? Valuta tu, ti dico cosa succede, poi valuta tu se tenere gli occhiali o meno, ok? La mano, allora, può essere ferro o può essere piuma. Può essere piuma, esatto. C'è una raffica di domande completamente senza senso che ti propongono un'alternativa, questo o quello. E tu dovrai rispondere molto rapidamente, perché se non risponderai abbastanza rapidamente o ci darai una risposta che non ci piace, che non piace a me, a Francesco per motivi nostri, sarai chiamato e costretto a tirarti uno schiaffone. Scelgo la mano con meno anelli. Esatto. Scegli la mano con meno anelli, bravo. Anche se a me la mano con gli anelli non dispiaceva, comunque vabbè, fate voi se volete. No, non può essere, sono troppo pesanti. No, per carità, va bene. Facceli vedere un po' questi anelli. È una corona. Troppo pesanti, come però. Facciamo i sofisticati. È un semplice anello di fidanzamento, per cui va bene, dai. Ah, di fidanzamento, belle queste virgolette su fidanzamento, Paolo Costa, volevo dire. Adesso l'ho rivendicato, quindi... riscattato l'anello. Ah, l'anello, ok. Ma bando alle ciance alle bande, non portiamoci avanti con le rubriche, quelle potrebbero essere per ti entro dentro. Allora, parti pure Grace, vai con la prima domanda. Leone o scorpione? Leone. Schiaffo, troppo lento. Sì, se questo è uno schiaffo, riguardati alcune puntate di Vieni di Notte che abbiamo avuto degli ospiti. Un po' di bene me ne voglio ancora. Che si sono, noi che dobbiamo si sono, sentire l'eco che si sono a Milano e Torino, Paolo, capisci? Adesso esce il nome, sì Francesco, adesso esce il nome, eccolo qua, bene, andiamo avanti. Pensavo il nome dell'ex. Io pure, non esce. No. Allora, ragade o psoriasi? Psoriasi. Oh, che bella, la gioia con quella psoriasi. Toto Cutugno o Mick Jagger? Mick Jagger. Anna Falchi o Anna dai capelli rossi? Anna dai capelli rossi. Will o Grace? Grace. Schiaffo, perché sei ruffiano. Neolitico o Pleistocene? Pleistocene. Veronica, Ciccone o Pivetti? Pivetti. O Mars. Cioè. Venerdì o domenica? Venerdì. Sexting in lockdown, più di ieri o meno di domani? Più di ieri. Meno di ieri, schiaffo. So che hai detto più di ieri, ho fatto finta, ok? Però volevo vederti schiaffeggiato. E prego. È il primo che lo dice, tra l'altro. Sì. Brigitte o Bardot? Bardot? Schiaffo, non si è sentito bene, schiaffo per l'interferenza audio. Ha detto Pierrot, secondo me. Anche secondo me. Allora, Chardonnay o Tavernello? Tavernello, ma... Onesto, bravo, così ci piace, così. Orrore o schifo? Schifo. Dormire o dormire? Dormire. Schiaffo, perché ci hai pensato, era dormire o dormire, ma vediamo un po' a dormire. Edoardo ti toglie il follow praticamente. Ti toglie il defollow, va bene, a posto, però devi darti uno schiaffo, Paolo. Inizi già a deluderci. Occhio che inizi a deluderci, ha detto di Fabio. Andiamo avanti, varianti. Sopra o sotto? Sotto. Puffy o Digimon? Digimon. San Valentino o San Faustino? San Faustino. Bravo, la mia domanda preferita. Cacca, quante volte la fai al giorno? Due, tre.
Come due, schiaffo. Perché o è due o è tre, cioè non vale la mezza per noi, cioè non è che di piede c'è il 41 e mezzo, non ci va bene, non ci va bene. Cos'è? Fa, ne fai due, poi fai delle mezze misure. Cioè, cosa non esistono dire? Le mezze misure, bravo, bravo. Vai due volte al cesso e la terza fai solo... E terza un falso allarme. No, le caprette, tipo, cioè non ho capito, andiamo avanti. Sai che fanno le... No. Malefica o Crudelia Demon? Malefica. Ci vuole un grande pennello o un pennello grande? Un grande pennello. Schiaffo. Bravo. Per finire la rubrica. Però mi era piaciuto. Oh, sì, mi era piaciuto. Mi era... Grande pennello piace sempre, dove lo metti. Andiamo avanti. Come dire, ma andiamo avanti, Grace. Lo sai che la prossima rubrica diventa sempre un pochettino più interessante, perché qua scopriamo effettivamente qualcosa di più sul nostro ospite. Con Ti entro, dentro. Ma come tu ben sai, Grace, ma forse Paolo ancora non è al corrente, in questa rubrica noi abbiamo la necessità di avere uno stacchetto, insomma qualcosa, insomma un po' musicale, per poi ottenere i diritti della SIAE. È il fantasma delle letterine di passaparola che abbiamo evocato prima, adesso sarà un problema tuo, Esatto, Matteo. E quindi cosa succede? Che abbiamo bisogno di uno stacchettino a cappella, cioè uno stacchetto a cazzo, insomma, cantato e ballato da parte tua, dove dovrai dire in qualche modo Ti entro dentro. Guarda, avrai un sacco di tempo per pensarci, allora, a partire da io. Adesso, vai! E no, che lo faccio io, che so ospite. Che devo fare? Non ho capito, non ho capito il gioco. Che sei, la Cipriani? devi cantare, ballare, Ti entro dentro, cioè a cappella, cioè senza musica. Vai. Non c'è la canzone, quindi no, la canzone la fai tu a cappella, canticchi, Ti entro dentro, ballicchiando. Ti entro dentro, Ti entro dentro, non so quanto debba durare, ma Ti entro dentro. Beh, Ti entro dentro, non so quanto debba durare, mi sembra comunque un jingle di tutto rispetto. Basta che duri, l'importante è che duri. Ma cioè, non so, sembrava una lamentela bella pesante, una dedica lamentosa, non so quanto debba durare. Cioè... Dipende da cosa entra. Ho capito, però insomma, dai, che cavolo Paolo, su, anche tu, Vabbè, va, diamo bene. I numeri. Diamo i numeri, esatto, ci devi dare, adesso ti chiediamo di dare i numeri, ti chiediamo un numero da 1 a 30 e noi ti faremo la domanda zozzetta corrispondente, non ti faremo 30 domande, 3 o 4, insomma, così per chiacchierare. Hai ragione Fabio, hai ragionissima, guarda. Sì, ragione, l'importante è finire, vabbè, non cara mia, più sensuale, è vero Davide, hai ragione, più sensuale, ti vogliamo più sensuale, si deve sciogliere ragazzo, ma non vi preoccupate che forse ci arriviamo, perché mi sa che l'intento è quello. Ragazzi, l'intento di questo programma è anche sciogliergli gli ospiti, insomma, aiutiamolo, vedrete. Non solo spogliarli, no, assolutamente mai. Noi facciamo social TV, ragazzi, dai, vai, dai i numeri, giovane. 22. Vai, Grace. Vado io? Yes. 22, il posto più assurdo dove hai fatto sesso. Allora, il balcone di una casa abbandonata, che poi abbiamo scoperto non fosse chissà quanto abbandonata. Cioè, c'era della gente che beh, uscita di fate piano che sta a dormire. Ma hanno parcheggiato dall'altro lato e stavano entrando in casa, quindi siamo dovuti scendere di corsa dall'altro lato. Oh, ma ancora nudi? Film. Cioè, nudi e duri? Sì, mi era estate ed era una casa estiva, però non pensavamo che già ci stessero abitando, ecco, invece quelli erano semplicemente andati al bar. Ma tu pensa? Che bello, proprio il concetto di Camporella portato al prossimo livello, al next level, sì, cioè occupare case per andare a impattarsi. Diciamo, ecco. Bravo, vai. Bravo, ci piace, ci piace. Prossimo numero. Un altro numero. 11. 11. Dunque, doveva essere una tromba amicizia. È mai capitato che diventasse qualcosa di più? Questa è un po' balivo come domanda, però. Questa è un po' momento cuore a cuore. Allora sì e anche no, nel senso che io tendo ad avere tromba amicizia con gente che mi interessa relativamente poco, se non per una determinata cosa, quindi diciamo che so di non correre certi rischi. Però è successo che un ragazzo io l'abbia sottovalutato troppo e magari si fosse rivelato ecco, un po' più interessante e quindi è partito un tantino di affetto, ma non è andata perché comunque poi abbiamo troncato una volta, come posso dire, compromesso il rapporto.
Balivus moment, momento balivo, esatto, va bene. Bene, 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 ci piace la tua onestà intellettuale. Prossimo numero. 8. 8, sì, 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 eccola qua. Antisesso, le prime tre cose che ti vengono in mente. Rifaccio vedere. Antisesso, che spengo nel sesto. Ah. Allora, dico le tre cose che mi vengono in mente che mi spengono proprio. Esatto, proprio ti spengono l'ormone. Allora, l'altezza, se un ragazzo è più basso di me, purtroppo non ci posso fare niente. Poi la calvizia. La calvizia? Cioè, nel senso, cioè tu mi stai escludendo... I pelati? I pelati, ragazzi, cioè nel senso... Sì, 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 sì. Ma guarda e che poi... prima o poi... Cioè, non è che... Poi vedo l'abbigliamento sportivo, cioè nel senso quello proprio da palestra, peso, proprio non... Non ti non piace? Ti... No. Quindi mi escludi? Bravo! No, sì. Tu hai detto quello proprio sportivo, tipo da palestra, con ginocchiere, è tutto, tutto, proprio tutto l'arnese. Riprenderei però un attimino, guarda veramente, guarda anche Davide dice quoto anch'io calvizia no, lo so ragazzi, però voi siete giovani, non ci pensate, ma poi prima o poi, cari miei maschietti, cosa vuol dire tu ce li hai, cosa vuol dire? Posso dire una cosa sulla calvizia, posso dire una stupidaggine, certo, io certo, per gran parte della mia vita non capivo l'origine dei pelati. Cioè, dicevo, ma nascono pelati, però non ho mai visto dei bambini pelati. E cos'è che succede allora? Cioè, mi sono fatta veramente delle domande esistenziali su questa cosa. E tipo, l'altro ieri ho scoperto che li perdono a un certo punto. Però sì, pensavo ci fossero dei bambini pelati. Cioè, esatto. Tipo, come i capelli castani, neri, biondi, e pelati. Certo, infatti, se vedi, ci sono un sacco di bambini che nascono, diciamo, ma dove li nascondono? Dove nascono li senza capelli e rimangono senza capelli, cioè voglio dire, funziona senso, proprio così. Intanto ci salutano dal Brasile, ciao Maria, salutiamo. Ciao Brasile, dal Brasile. Riprenderei alcuni commenti perché c'è un Facebook user che deve andare intanto nella pagina di Vieni di Notte, non stare qui nel gruppo perché lo e so, poi ad aggiungermi su Facebook, esatto, sì, esatto. Subito dopo, grazie. Esatto, esatto. Poi abbiamo Edoardo che dice step 1 trombato, step 2 troncato, sintesi perfetta, friends with benefit. Esatto. E io comunque con step penso a 3 metri sopra il cielo, non ce la faccio. Ecco. Sempre a quello pensi tu a scamarcio. Abbigliamento sportivo antisesso, continua a deluderci, basta, chiudete il collegamento. Io invece sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Paolo. Guarda, a Fabio non l'hai preso, caro Paolo, mi dispiace, ma abbiamo un'Aurora ma che c'è dice ancora tempo. Aurora invece mi ama, vedi, guarda, Aurora aspetta che ti faccio anche a te il momento sexy. La Magnum. Come va? Come siamo vanitosi stasera, Francesco, che succede? Stasera, non lo so, mi sento un po' così, non lo so. Bisogna essere un po' confident. Sicura che non abbia bevuto anche tu, Grace, ma... E per la storia dei pelati, io l'ho pensato davvero, io non mi vergogno dei miei pensieri, cioè... Magari... Caro Matteo, sicuro sono, è morto. Sono le grandi riflessioni della vita. Sì, della vita. No, no, esatto. Ma mi fa piacere che facciamo questi discorsi, sono come sempre anche veramente la molto belli. Cioè, fin dove si lavano la faccia ai pelati, perché giustamente questo... devi anche considerare questo, cioè dico chiaramente anche io mi confonderei e dico la verità, soprattutto alle 6 di mattina, alle 7. È un punto molto interessante, se c'è qualche pelato all'ascolto che può risponderci, siamo qua. Ok, momento super quark. Grande appunto, Davide, ma parlando di Francesco Puau, che caldo, Aurora, Francesco stai facendo strage di cuori, mamma mia, è che stasera quanti ormoni. Però stavamo facendo delle domande di cultura generale quasi, no? E quindi intavolano benissimo la prossima rubrica, picco di share. Saluti dall'America. America. Là, ciao Silvia. Usus. Ciao. Ah, USA, Ususus. USA, Usus. Ma cos'è Isis? È scritto tutto vicino per quello, Ususus. Tipo Harry Potter, patronus. Allora, prendo io un attimino le redini del programma, perché Grace è andata in... Mandami via, non vi merito, mandami via, basta. Obrigada, amo voces, assisti e amo la serie, saudaci. Tanti baci Maria, ciao. Ma andiamo avanti con la prossima rubrica, è il momento finalmente di sputtanare effettivamente il nostro Paolo con Ma quante ne sai? Ususus! Allora. Usus. Già, vado.
conduce lui. Ecco, questa è la nostra reazione al momento, o la reazione di chi ci stava guardando. No, vabbè, tra l'altro, cuscino che avevo regalato Francesco quest'estate. Un pigiama. Sono andata a trovarlo. Koala. No, il cuscino con la scimmietta che si copre gli occhi. L'avevo provato io. Pigiama con i koala, va bene. Vuoi farci vedere anche il culo, Francesco? Oppure possiamo andare avanti, tesoro. Allora. Volevo vedere se coglievi la cosa del pigiama. È koala. Sì, esatto. Grazie. Non farmi iniziare a parlare dei koala perché sai poi doveva finire, eh? Allora. Io come il cuscino. Assolutamente sì. Lo sapevamo Fabio, mi sa che lo sapevamo. Ma parliamo di quanto è sexy il pigiama? No, parliamo in realtà di quanto Paolo in questo momento verrà sputtanato con le nostre quanto domande. Speriamo che Paolo sia molto molto ignorante, perché almeno potremo spogliarlo come si dice. Allora, andiamo, vai Grace, facciamo subito la prima domanda al nostro Paolino, sì. Che è questa qua, vai Grace. Di che nazionalità era il marinaio padre di Aladino? Cinese, arabo, vietnamita, israeliano? Beh, direi sul classico e direi arabo. Eh beh, certo. No. Tutti diremmo così e invece pare fosse cinese. Il papà di Aladino era cinese, sì. Ok, mi fido. Ma niente di grave, hai fatto il primo errore, può capitare a tutti. Il primo errore non porta con sé delle penitenze, dal prossimo errore che farai penitenze come se piovesse. Esatto, guarda qua cosa dicono, abbassa il pigiama, ma cosa, Emanuele, non si può. Francesco le penitenze per me, facciamo questo scambio. No, è Paolo che le deve fare, non io sono solo il conduttore, non sono il penitente. Non conquisto. Paolo, ma sì, ma fidati che fra poco succederà. Prossima, tipo con la prossima domanda, se la sbagli poi non avrai occhi che per te. Una di queste città non esiste. Quale? La Cassa, Rabia. Leggila tu, Grace. Vaffanculo. Kakortok, chiaramente. Esatto. Pacchino, Pacciuca, Vacone. Non Baccone. Allora... Vacone, grazie. Sul me. Sento di seguire il mio istinto e io direi Kakortok. Sembra quella che cose che digiti a caso dalla tastiera. Sì, no, in realtà non esiste Pacchino, ma esiste Pachino come il pomodoro. Pacchino, sì, ok, mi sa che l'ho confuso allora. Esatto, non esiste Pacchino. Oh, come mi finalmente una bella penitenza per il nostro Paolo. È proprio quel momento, ragazzi, quindi la penitenza, tipo un piccolo pony con la tenza, che non so ancora cosa sia, la penitenza, e questo il momento in cui dovete andare a chiamare, forza, andate a chiamare la nonna, la zia, la cugina, il fratello, l'amico raga, dell'America. Chiamate un PSO per me perché io stasera non ce la faccio. L'amico dell'Usus. Dell'Usus, esatto, salutiamo l'amica dell'Usus, perché questo è il momento in cui se il nostro Paolo dovesse mai sbagliare, non sapesse a quale stato appartiene la capitale che gli chiederemo, oppure non canterà bene la canzone che gli chiederemo, si dovrà togliere un indumento. Quindi, per errore. È altamente probabile che il giovine si dovrà... Indumento a scelta di chimica. Come dice Matteo, Kakortok meglio conosciuta come e vaffanculo. Esattamente. No, io ci tengo sempre a avere un po' la sofisticatezza di un camionista ucraino alla sesta pinta di birra, cioè ci tengo molto. Allora, TSO Grace 118. Ok, incominciamo. Quindi noi ti diremo capitali, tu dovrai dire a quale stato appartiene la capitale, oppure il titolo di una canzone, ce la devi cantare. Occhio che non puoi fare na 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 perché non va. Perché non sei Tiziano Ferro. Esatto. Purtroppo. Dai, partiamo allora. Facili, Grace, partiamo facili. Sì, vabbè. Aserehe. Devo cantare le esatte parole della canzone. Eh sì, tesoro. Allora, hai già sbagliato. Cioè, Iserehe, cioè il titolo se certo. Riuscite a sbagliare. Ancora prima dice Iserehe. Levati qualche cosa, Paolo, dai. Vediamo fino a questo scempio. Scegli tu. Oddio, morto. Allora, non ho capito una fava.
posso canticchiarla qui la canzoncina oppure... Guarda, se me la canti spogliandoti ci fai ancora un po' più felice. Beh, non ci fai sembrava perdere. Sexy, puoi cantare anche Zereke tutte le volte che vuoi. No, se ne è, no, abbiamo capito che non la canto. Vai. Allora, cerchiamo di... Ma non... Anche un po' ti appartengo di Ambra così, non so un po' perché, sì. Quella... Sua maglietta fina, cos'è? È una maglietta fina, sicuramente. È fina? Ah, è fina. Ma guarda, il sexy Paolino, ma che bel tatuaggio. Abbiamo anche un tatuaggio. È la Peppa, facci vedere il tatuaggio, giovane. Quale? Questo? Guarda qua. Abbiamo visto solo le farfalline di lì, sì. Invece abbiamo le farfalline, il Ghana, io leggo Ghana, ma non so se c'è scritto Ghana. Sì, c'è scritto Ghana. Ana? Oana. Ah, è Ghana. Oana, vabbè, no, Oana, no, si legge benissimo, che avevo visto così di sfuggita. Che bello. Le farfalle con scritto farfalle libere, la poesia di Ada Merini. Bellissimo. Ma che poeta sognatore, dispiace quasi doverti far spogliare e lasciarti nudo come un verme, però lo faremo lo stesso. Quindi forse mi sa che ci arriveremo. Allora, bene, molto bene. A quale capitale, a quale stato appartiene la città di Luanda? Luanda. È Luanda. Facile, eh? Guarda, ti do una mano. Gomito? No, Gomito non è uno stato, ci dispiace. Non è una risposta. Però avrei detto Olanda, quindi mi sa di no. A Luanda, la capitale dell'Olanda. Beh, sì. Vedi la sensualità del ragazzo siciliano, vedi che incomincia a piacere, su, forza. No, allora Francesco. Associazioni, quindi. Francesco. Dimmi, possiamo Grecia. Abbonargli questa risposta perché Luanda, capitale dell'Ulanda, ecco appunto, è esattamente il mio modo di ragionare e di interpretare il mondo. Sì. Guarda, piuttosto faccio togliere un indumento anche a te, Grace. Cioè, non è che possiamo qua. Cioè, non posso chiedere... togliermi niente, sono nuda qua. Esatto, devo chiedere un indumento, quindi esatto. Devo dai, chiedere facciamogliela al comitato. Passare questa Luanda, la capitale dell'Olanda. A me piace troppo. Sembra anche un livello drag. Devo chiedere la Luanda dall'Olanda. La Luanda dall'Olanda. Vabbè, dai, il comitato ha detto di sì. Va bene. Dai, niente. Comunque è la capitale dell'Angola. Beh, era chiaro. Era un angolo, grazie Matteo. Cioè, vedi che Matteo ce l'ha arrivato veramente. Grazie, sei il top. Luanda, io ti avrei capito di più. Mi dovevo mettere a 90, scusa, non ho capito. Cioè, ho detto 90, però dico beh. Togliete tutti qualcosa a sto punto, dice Davide. Aspetta, Davide. No, una cosa me la posso togliere. Vai. C'è l'antiscivolo. Ma che bello. Vai Grace, fagli un'altra domanda. Allora, Maiuro. Che non è tipo danza kuduro, ma dovrebbe essere una capitale. Maiuro, di che... Sto cercando di rimettermi l'antiscivolo nel frattempo. Quale stato appartiene Maiuro? Maiuro. Sì. Non lo so, non sarà la capitale. Ma non lo sa nessuno, non lo sanno neanche i maiuresi. È la capitale delle isole Marshall, spogliati. Faceva parte del nome delle isole? Sì, isole Marshall, spogliati si chiamano. Sì, loro si chiamano così. Allora, ti chiedo gli auricolari perché è il momento. Certo, è giusto, è il momento. Signore e signori, via il black... la Peppa e scopriamo un altro tatuaggio, altri due tatuaggi altri tre tatuaggi qua, cioè la Madonna ragazzo, figlio mio, cioè sei la gioia un dei dalmata che belli c'era anche Corallo. Cosa c'è scritto lì sul petto? Io sono cieca. C'è scritto Lyrics, cioè la chiave di violino all'inizio e la punta di una penna stilografica sulla S. Io sono stupido con questo specchio della fotografia. No, tranquillo. Qua è tutto al contrario, tutto specchiato. E poi ce ne sono altri 10.000, cioè dov'è? Qua. E lì cosa c'è scritto invece dall'altra parte? Scusami, avevamo le scritte la schiena, guarda. Wow. Sì. Allora, qui dove posso... Qui c'è scritto Contramundum. Sì, mi piace. Ah. Questa è una runa. Dov'è? E poi sulla schiena ci sono tutte le fasi lunari.
più con corpo e un foglio per gli appunti formato a tre, giustamente, dice Daniele. Va bene, grazie per tutti questi tatuaggi meravigliosi. Adesso io ti chiedo... Io voglio sapere cosa ha scritto anche dietro al collo, scusa, io non riesco a farmi fatti miei. Io ho scritto Excelsior. Ah, figo, io avevo pensato di farmi un tatuaggio... Tanto stasera va così. Allora, io avevo pensato di farmi un tatuaggio dietro al collo, poi non ho mai avuto il coraggio. Volevo dirlo un po' a tutti e volevo scrivermi... Scusami. No, ma volevo scrivere il fuoco cammina con me, cioè Firewalk with me di David. Beh, allora, mi è piaciuto molto. Ti amo se dici questa cosa. Prima o poi magari lo faccio. Io volevo fare la battuta. Volevo farvi la battuta, telefonatevi tra di voi per dirvi queste cose. Videochiamami! Se mi citi David Lynch, ovviamente. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Andiamo avanti a spogliare sto ragazzo. Allora. Sì, canta. Canta. Brava. Grazie. Oh. Abbiamo detto due insieme. Canta le due insieme. Non sei in grado di cantare le due insieme? Spogliati, vai. Canta brava. Brava Dimina, come sono? Brava, non sono molto brava, non è una cosa del genere? È una cosa del genere, hai fatto bene a dire, a specificare che è una cosa del genere. Sono brava, una cosa del genere, insomma, ecco, la presa di coscienza finale. Sì, ovviamente sono brava, tipo una cosa del genere, era quella. Super giù. Vabbè, pressapochismo is the way. Diamogliela buona. A quale stato appartiene Tirana? Dai, lo sa persino Grazia questa, dai. Sì, sto pensando a cosa potrebbe dire per assonanza. Il fatto è che io, ragionando come Grazia, mi stanno venendo in mente solo tipo i tortelli di Giovanni Rana, quindi non mi sa che non ci siamo. Allora, Tirana è la capitale di Giovanni Rana, perfetto. Questa non te la posso abbonare di nuovo, ma... No, io veramente, ragazzi, no. Forse è dove sono nate le tisane, ma c'è stata una svista da Tisana a Tirana. Mi piace pensare che sia proprio il regno di Grazia, Giovanni Rana. Lui ha la sua reggia. Ti sblocco un ricordo, Grace. Anche per me è Morgan e per te è Miranda, è chiaramente Miranda degli altri. Miranda Presti. Però per me è Morgan quel coso lì, cioè non ce la faccio. Non prima di tutto, ma... C'è il Funko Pop di Morgan e Miranda del Diavolo Veste Prada, cretina. Vabbè, però... Potrebbero produrre un Funko Pop di Morgan, c'è cioè chi lo vuole. Infatti, io lo vorrei. Albania, brava Federica, spogliati Paolo, non ci siamo dimenticati. Allora, infatti, come dice Fabio, Grace, Paolo, ammettetelo, vi siete visti prima della diretta e vi siete ubriacati assieme, non c'è altra spiegazione. No, tutto naturale, raga, capite come sto. Cioè, vai Paolo, cosa si sta togliendo? Scusate, ma si sta togliendo i pantaloni, forza, andate a chiamare la nonna, è il momento giusto per l'infarto, forza. Ehi, occhio, siamo sempre in diretta su Facebook, ti avviso, fai piano quando tiri giù. No, ma ragazzi, ma si fa anche la musichina, è meraviglioso, io lo amo. Sì, hai imparato a fare gli stacchetti a cappella, che bravo. Ormai, dico. Wow, ragazzo, sei meraviglioso, ci piace tanto. Ma adesso andiamo avanti, vai Grace, fagli un'altra domanda, fagli un'altra... Allora, adesso che sei in mutande, un po' di romanticismo, la cura, Franco Battiato. Dai, è una delle mie preferite della vita, proprio, su, è una poesia questa canzone. Del tuo conterraneo, oltretutto. Ma non mi sfugge, ho un totale blackout al momento. Ti proteggerò dalle paure dell'ipocondria. Non sono i turbamenti che ormai è un anno di questo romanticismo. No, guarda Paolo, mi stavo innamorando adesso che hai detto questa cosa, mi dispiace. No, ma no, è solo perché ha voglia di spogliarsi questo ragazzo, non si può. Devi saperla. Stai facendo arrabbiare i fan, cioè devi saperla. Ma non è vero, dai. Ma è solo perché ha voglia di spogliarsi, su e fallo, caro ragazzo. Sì, è l'ideale. Poi mi piace anche il fatto che di solito i nostri ospiti partono dalle scarpe, dai calzini con molta calma, noi subito la camicia. Esatto. Se è uno striptease di solito funziona così, ma non ma no, infatti bravissimo, sono il primo a interpretare in modo giusto, non era una critica, era un complimento. Quindi facciamo i calzini, lui finisce con i calzini, vanno a coppia, calzini
concorrente doppio, ok, cioè concorrente unico, per cui te li devi togliere. Esatto, che okay, io li avrei tolti subito, onestamente, non li avrei neanche messi quei calzini. Ne un altro, ma fa freddo, dai, su. Veramente. Sono felici, feticisti. Fabio dice che sei tornato a zero, purtroppo, ma secondo me era per la cura, perché non sapevi la cura, non per i calzini. Quelli ancora non li ha visti. Allora, io invece sono più bastardo, voglio che ti togli anche le domande, sì, le mutande. E voglio che domande, che mi sa che... Voglio che tu mi dici a quale stato appartiene la capitale. Guarda, è facile, eh? È questa facile. È veramente facile. Si parla le capitali, le sa. Ecco, Tegucigalpa. Tegucigalpa, che sembra un insulto in toscano. Tegucigalpa, bello. Tegucigalpa. Tegucigalpa. Tegucigalpa, sì, un po' sì. È famosa, guarda, ti do un aiuto della Madonna. Ci hanno girato per tantissimi anni, penso anche quest'anno, un programma televisivo così. Famosissimo. Cioè, più un aiuto più grosso di... Ma che Polinesia! Ma scusami! Cioè, Non ti si può neanche aiutare ad aiutarti, cioè Paolo, veramente. A Paolo ha 24 anni del 96, la cura del 97, ecco. Vabbè, doveva impararla, ho capito, stavo ragazzi. Stavo nascendo proprio quell'anno. Ho capito Paolo, ma io non sono vecchio come Beethoven, però voglio dire, insomma, la musica la riconosce, nel senso, no? Ma no, ma lui ha solo voglia di spogliarsi, le sa via, le canzoni. Via le mutande. E adesso che si fa? Che si fa, caro mio, si tolgono le mutande. Diciamo, cerca di non inquadrarti nel punto specifico di interesse, però ce le puoi far vedere. Facci vedere le mutande. Piano. Piano. Giù. Non metterlo in primo piano, Francesco. Giù e lo zooma di occhio. Mi è scappato il dito, ragazzi, scusa. Ho il dito. Ehi là, è ignudo, è come mamma l'ha fatto. Allora, rimani così, va, giovane, bello ragazzo. Rimani così. Allora, so che per le prossime domande di cultura generale. Vai, però Grace, sei freddo, mi dispiace un pochino. Vabbè, fa cosa, ti andiamo avanti. Quando diventi blu ti facciamo rivestire. Ok. Ma stai in Sicilia, voglio dire. Che cavolo. Fa freddo lo stesso. Cioè. Tu menti sapendo di mentina. Vai, Grace. La sola opera dell'uomo visibile ad occhio nudo dallo spazio. E non dire il tuo pene. Esatto. E non dire il tuo pene solo perché sei nudo adesso. E non dire Giovanni Rana. Esatto. La sola opera dell'uomo visibile ad occhio nudo dallo spazio. È un Io se la so. La sapevo. Dai, facile. Non l'ho mai saputa, mi dispiace. Dai, Paolo, lanciati un'opera creata dall'uomo. La più famosa, insomma, è una cosa grande? Cioè, si vede. Non dire la Sicilia. Ma che si vede dallo spazio? Creata dall'uomo? Cioè, la sa pure mio nipote di 8 anni, No, la so addirittura io, e questa è la cosa grave. La Terra. Questa è la cosa terra, molto grave. L'ha detto la Terra. La Terra si vede dallo spazio. Beh, la Terra si vede dallo spazio, però non so quanto l'abbia creata l'uomo. Cioè, non lo so, c'è un dibattito aperto. Ma... E mamma l'ha fatto bene, veramente, veramente. Ad ogni modo, caro mio, è la Grande Muraglia. E si vede dallo spazio, wow. Eh sì, carino mio. Mi dispiace, ma purtroppo dovrai fare un'altra penitenza, ma oggi ha detto che non sa accendere il camino. Ma chi è che mi segue questa che non sa accendere il camino, per esempio? Vedi che qua ci sono dei follower che sanno queste cose qua. Ma quindi gli farei fare un'altra penitenza. Mi è caduto Bugo. No, che altro mi posso togliere? Le ciabatte? Cioè, mi posso mostrare? No, non ti facciamo quello, togliere la pelle di dosso. Adesso ti umiliamo in altri modi, non preoccuparti. Esatto, okay. Non ti preoccupare. Cosa gli facciamo fare, Grace? Io lo farei ballare, perché è un po' che non, insomma, sì, ma è completamente nudo, come facciamo a farlo ballare? Io lo farei alzare in piedi con le mani davanti, però siccome ci sono dei rischi, gli farei mettere le mutande. Esatto. Va bene, ma solo perché sei tu, Grace, è solo perché me lo chiedi così. Vai. Cosa ti succede? Vorrei andare in onda anche settimana prossima, solo per questo. Forse ha disimparato a rimettersi le mutande. Può essere successo. Allora, è successo che si è incastrato il cavo delle cuffiette dentro le mutande, quindi c'è il rischio che, esatto, tirassi su tutto.
E via. Ascolta, cosa succede? Che qua bisogna un po' risollevare le sorti del pubblico, Paolino. Cioè, bisogna ballare adesso in maniera molto sensuale, devi farci un po' arrapare il pubblico con una canzone che è assolutamente molto molto sexy e molto sensuale, quindi dacci dentro. Vabbè, veramente. Non mi convince. No, 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 fidati, certo. Perché figurati, mica sono Grazia io che dice, sai, quelle cose. Centro, ma perché? Vabbè. È la verità, Grace, bisogna dirle le cose come stanno. Allora, adesso ti mettiamo questa canzone, questa meravigliosa canzone che è assolutamente ballabile. Sì, okay? Ballabilissima, molto sexy anche. Sono veramente, veramente convinto, comunque va bene, vai. Convincici, cerca di essere zozzo e porcellino. Incomincia a alzarti in piedi, va, giovane. Ok. Eccola, tutta per te. Coccole sonore. Io quando ero piccolino portavo sempre il pannolino, ma ora che io sono grande indosso sempre le mutande insieme alla gran rottura, mi ingoffava l'andatura, ora procedo come un re, quando corro un, due, tre, ora, ora, adesso, adesso, dimmi dai, adesso che fai? Ora, ora, adesso. Io direi che va bene così. Io direi che va bene. Bella, devo dire una hit, ecco. Sei stato bravissimo, guarda, no, abbiamo fatto fantastico. Io ho provato delle emozioni. Mi sono innamorato, devo dirti la verità, caro Paolo, veramente è stato un momento in cui sì, ho caldo. Ti dico la verità, sei stato così, guarda, abbiamo un Matteo Marzocchi che mette dei punti interrogativi e in effetti è la prima volta che ci vede, pensa uno che la prima volta che ci vede arriva in questo momento, cosa deve pensare, esatto, poverino? Cioè, Mattia, io lo comprendo un po'. Però ho espresso il mio pensiero mentre ballavo, ero tipo cioè, cosa? Ma questo è bello, che siamo completamente pazzi e imprevedibili. Benissimo. Vero. Prossima domanda di cultura generale per te. Chi la fai? Io o tu? Non mi ricordo. Ma che ne so, falla tu, dai, ma sì. Va, la faccio io, dai. Che cos'è un dudongo? Un mammifero marino, un abitante dell'Africa, un famoso arciere, un ballo tipico della Basilicata. Un mammifero? Grazie, perché se avessi detto un ballo tipico della Basilicata... Noi un po' ci speravamo, però... Ti facevo riballare il ballettino del pannolino, zozzo, cioè, perché veramente... Cioè, veramente. Cioè, abbiamo il Facebook user che se la ride nel frattempo. Benissimo. Non sappiamo chi sei, Facebook user, ma comunque ci piace. Vai, Grace, tocca a te. Allora, quante stelle ha la bandiera americana? Ah, Ususus! Ususus! 49! Ususus! Usus, 49, 50, 51, 52. 49. Azza per una. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Erano 50, carino. Per un punto Martin perse la cappa. E quindi, bravo. Vedi, però Camilla ti dice che sei bravo, è vero. Invece Mattia, che le sa, vedi che lui prima si poneva delle domande. 50, ma non devi rispondere, Mattia. Noi vogliamo punirlo, sto ragazzo. Esatto. Intanto il Facebook user continua a dire, ma Grace, ma questa è una nuova versione sexy Liberian Chic, ma noi non sappiamo chi sei, Facebook user. Vieni nella pagina, divieni di forse, nostre, forse no? L'intento è quello, è un... Ma io il complimento me lo prendo lo stesso e anche molto volentieri. Poi se vuoi dirmi chi sei, se vogliamo parlarne, insomma, comunque. Infatti, dunque. Zozzetta. Allora, sbagliato, così... giusto? Quindi penitenza. Facciamo le vocali? Sfondi una porta aperta. Oh. Bene, allora adesso praticamente ti compariranno davanti al muso in sovraimpressione delle parole che possono essere titoli di film, di canzoni, nomi di personaggi famosi, proverbi, sciogli, qualsiasi roba, e tu dovrai, completamente a caso, e tu dovrai leggerle con la vocale che ti indichiamo noi, quindi le consonanti le tieni, però la vocale cambia. Okay. Si parte con la U. U, ok. Tutto quello che leggerai dovrai leggerlo con la U. Ok. Prego. Volugrus.
Vullogrus è un po' grosso, sembrava, no? Vullogrus un po'. Niente, questa è la parola della serata, grosso. Grosso, esatto. Sempre con la U? Sì. Lufuvulu Udumu 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 Udumu. Che è una canzone di Moscou Zoo, che parteciperà al prossimo Fustuvudu sul Rumo. Udumu. Tonto bu lubutu ulurgu cucciolusso lo zumbuno. Lo zumbuno. Molto sardo. Esatto. Era anche un po' salentino, eh? Cioè lo zumbuno. È vero, esatto. È vero. Era un po' salentino. Cuturpullur. Ha un senso, è bello. Non suona male. È in omaggio a Boris 4. Furrutto. Potevamo mettere un cuzzo d'ocuno, in effetti. Sembra rumeno, è vero. Di solito sembra sardo, stasera è più sul rumeno. È un po' più sul rumeno, ma sarà come il biondo sonorità. Anche. No, ma come sonorità, non visivamente. Ah, no. Adesso passiamo alla I. Infergivibil sinir di Lini Mirlin. Volevo iniziare facile proprio. Infergivibil. Il centiniri che si tiri li finistri e allora, a parte che è molto bello letto così, però è un film veramente molto carino, una commedia svedese, divertentissima, che c'è sopra in video. Andate a vederla perché è stupenda, ed è anche un libro molto bello. È anche un libro, esatto. È prima un libro e poi un film. Esatto, sì, ma vedete un po' come se lo leggete o se lo vedete, comunque un film stupendo e un libro stupendo, non lo conoscono in tanto, quindi andate. Prego. Scusate per questo momento, per un pugno di libri. Il piccini pi. È vero che fa sempre ridere questa cosa, io non so spiegare perché, però scimichilizzi. Paolo, prima di leggere quest'ultima cosa ha fatto uno sguardo di biasimo importantissimo verso me, tipo raga, ma veramente sì, veramente orgogliosamente anche. Intanto Mattia è sempre più scioccato da Mattia ci ha appena scoperti, probabilmente perché era lì con le domande, punti di domanda, perché la sto guardando adesso. Ma, esatto. Dopo tutto questo dico, poi la terapia è gratuita per me, per loro, per chi. Sì, assolutamente, se trovi qualcuno che te la paga è gratuita. Assolutamente, ma ogni tanto mi viene da rimettere il commento così di Camilla. Così, bravo, di Camilla, che ogni tanto lo rimetteremo così. Va bene. Nel dubbio, Camilla. Bravo. Bene, sbagliaci anche la prossima perché abbiamo anche ancora un'altra penitenza per te. Certo, sì, dai, sbagliacela, così ti puniamo. Sì, io voglio. Quante nazioni fanno parte dell'ONU? 200. Sicuramente l'USUSUS, poi vediamo. L'USUSUS 200, 100, 193 o 195? Allora vado con 193. E la risposta è giusta, ok? Sentivo molto ok, il prezzo è giusto comunque, posso dire. Però sì, purtroppo l'ha azzeccata. Proviamo, l'aurora è prima o dopo la levata del sole? Stavo leggendo la lavata del sole, tipo il sole che si lava al mattino, lui si fa il video così poi arriva. È prima? Giusto, bravo, smettila. Francesco, basta. Possiamo punirlo lo stesso, no? Prossima domanda. Io ci lavoro con la narrazione. Cioè. Io ci lavoro con l'aurora, pensavo. Questo è Snowpiercer. In quale serie TV ci sono un treno, il gelo e il futuro? Non lo so, vuoi fare anche il conduttore? Non mi fai fare manco la domanda? Paolo? Non ti ho fatto nessuna domanda, Paolo. Non ti ho fatto nessuna domanda, Paolo. Me l'ha suggerita qualche parente. Volevo dirvi che non si vince niente. In quale serie TV ci sono un treno, il gelo, il futuro, divisione tra classi, Unreal, Snowpiercer, Assassino sull'Orient Express o Law and Order? Snowpiercer. È giusto, ma la penitenza te la facciamo lo stesso perché comunque hai risposto prima che io ti facessi la domanda. Ma comunque sei indisponente. No, non mi piace a me questa indisponente degli ospiti, comunque, grazie. Allora, puniamolo.
facciamogli passare, sì, infatti, questo video. Sto capendo molto poco. Ma anche noi, Mattia, anche facciamo noi, questa cosa da due edizioni, capito? Quindi il lascia stare. È quello. Sì, non sì, ti sì, preoccupare, sì. Mattia, è normalissimo non capirci. L'importante è che ti diverti, va tutto bene. Ah, che onore, Camilla, che si sente onorata. No, è onorata. Brava. Perché Mattia è onorata, perché Mattia non ci sta capendo niente, per quello. No, è onorata perché ogni tanto tu metti il commento di Camilla, bravo, bravo, bravo. Già, esatto, bravo. Ok, facciamo appunto, facciamo per l'appunto la prossima penitenza. Che vediamo quanto sei bravo. Tra l'altro lo stiamo prendendo perché... gratuitamente, perché ha azzeccato tre domande di fila, cosa mai successa nella storia del programma, questo vogliamo dire. E per questo record verrai punito. Dunque. Potrebbe essere una punizione che mi piace. Vediamo, allora, vediamo, potrei, come diremmo in Puglia, il ragazzo ha preso l'aria della masseria, sta uscendo fuori l'arroganza, la maleducazione e la presunzione. Ride ovviamente, ovviamente Fabio ride, però mi vengono in mente le brutte intenzioni, la maleducazione. La maleducazione. E ciao a Camilla. E ciao Camilla, diciamo. Bravo oggi, Mattia. Oggi. Che è appena arrivato già Marpiona, bravo, già Marpiona. Ci piace così. Bravo, bravo. Così niente, oggi Fabio l'abbiamo perso, non c'è... No, non c'è stato feeling. Allora, vabbè. puniamoti sì. Con una cosa, anche una penitenza, esatto, personalizzata per te, in quanto ha scoperto una cosa, grazie di te. Agente letterario, sei traduttore anche, giusto? Di quali lingue? Sì. Dall'inglese e dallo spagnolo all'italiano. Bravissimo. Bene. Bravissimo. Perché ti diciamo bravissimo? Perché adesso sarai chiamato a leggerci nel modo più interessante e ammiccante possibile il testo che ti troverai davanti al muso, che non è in italiano. Ok. Sarà in una lingua che tu conosci, chi può dirlo? Sarà un testo famoso, chi può dirlo? Chi può dirlo? Mi raccomando, alla sensualità. Ok. Sensualità a corte. Esatto. Ti vogliamo bello carico, mi raccomando, cioè nel senso, ok? Eccitaci. E salute. Ah, non è, pensavo fosse uno starnuto, Grace, scusa. Usus. Eccitaci. Ok. La faccia è bellissima. Non vuole farlo, legge, secondo me. No, non vuole. No, non legge. Now I've been wake this mentioned limbens. Ape mi von directen fat. Più sensuale, caro. Difficile. Lo so. Und er wacht allein in einem finsteren Wald. Ah, continua. Ok. Certo, sì. I see hier war the living Wald wollen wird fand ich in einem dunklen Wald mich, weil ich komm gerade weg mich ab. No, ma cioè, vabbè, io lo interromperei qui perché veramente, cioè, mi sono sentito male, veramente. Bene, ma non benissimo. Più che una cosa eccitante, diciamo, poteva sembrare una di quelle due o tre volte al giorno, diciamo, no? Ecco, però a Camilla, Paolo, sei piaciuto. Dice... Comunque a Camilla sei piaciuto, questo è l'importante, bravo, esatto. Ma Fabio dice, ma è un messaggio dell'Isis, dell'Usus. Mi sa di sì. Sembra che stia esalando dei rantoli di morte, esatto. Possibile. Perché alzi le sopracciglia, ci domanda Davide, ci domanda questa cosa qua. Mi sono dovevo sentito esternare il mio stupore in qualche modo. Ma vuoi sapere cosa hai letto, caro? Adesso te lo dice Grazia cosa hai letto. La Divina Commedia in tedesco. Nel in modo sensuale. Ma guarda, sensuale non ci metterei la firma, però guarda, l'hai letto, diciamo, in qualche modo. No, non è in me, purtroppo. No, lo so, ma sto scherzando, figurati, era una sensualità meravigliosa, mi sono sentito veramente... Non lo so, però è stato molto di consolazione, devo dire. Esatto, è un discorso della Merkel. Intanto, Grazia, non ce l'abbiamo più, abbiamo perso Grace. Grace, dove sei finita? Non ti vediamo più, Grazia. Eccoti, è tornata. Arrivo subito, sì. Sì, andiamo avanti, va benissimo, Grace. Allora, tant'è che, visto che hai fatto questa cosa meravigliosa, caro il nostro Paolino bello, cosa succede? Che adesso è arrivato il momento veramente, effettivamente, di punirti.
come si deve. E sai perché? Sai perché? Perché adesso io faccio una vecchia rubrica senza grazia, che si chiama Lo conosco bene. E cosa succede in questa rubrica? Che noi ti sputtaniamo nel vero senso della parola, ossia facciamo entrare una persona che ti conosce bene ed è, pensa, in diretta con noi. Guarda, ci ha tenuto proprio particolarmente a venire questa sera la tua best, eccola qua, Stefania. Ciao. Ci ha messa così. Ciao Stefania. Stefania, guarda, già ti vedo veramente molto, molto carica, insomma. Come stai, Stefania? Sto mettendo in croce. Bene, grazie, tu come stai? Bene, ti ringrazio, ma cioè veramente, scusami Stefi, cioè, tu hai visto un po' la puntata, no? Cioè, hai seguito. L'ho vista tutta. No? L'hai vista tutta. Come se l'è cavata fino adesso, secondo te? Come è andata? Posso non esprimermi? Lo puoi anche dire in siciliano. Ti voglio bene. Così ti vogliamo. Innanzitutto è tornata Grace, eccola qua. Ciao. Ha cambiato location, grazie, nel frattempo. Sì. No, raga, un problema. Cioè, posso darvi questo momento di televisione di diretta verità? Certo, guarda, ti metto anche in primo piano, vai. Sì, praticamente, a parte che c'è un casino in casa mia, assurdo, aiuto, vabbè. Non ti preoccupare. Il vicino di casa ha praticamente sfondato la parete dicendoci che deve dormire e di non rompere coglioni. Ah, così direttamente? Più o meno. Potevi invitarlo. Potevi invitarlo, potevi dirgli mi scusi, ma qua si sta facendo televisione, abbia pazienza, caro mio. Vada su Facebook a guardare Vieni di notte. Io voglio morire dentro, in realtà. Cioè, nel senso... Ma scusa, ma com'è questo vicino interessante? Non so, cioè, chi sia, non lo conosco, non so chi sia. Però se mi sento mostruosamente in imbarazzo, non so che cosa fare. No. Vabbè, scusate tutti. Sinceramente non capivo cos'era successo, ho detto, beh, mi adeguo, ho detto, sarà arrivato qualcuno, ho pensato. Ma chi? Ma sto cazzo infatti... arriva, Francesca. Ma magari. Scusate, adesso parlerò piano, non so che cosa fare, però vabbè, andiamo avanti. Scusa, è il bello Bellissima. Della diretta, il vicino. È il bello della diretta. Ti dico la verità: ogni tanto urlo talmente tanto che ho paura che anch'io, insomma, che anche da me qualche vicino faccia la stessa identica cosa. Invece, giuro, ti auguro che non ti succeda perché è bruttissimo. Ti senti morire dentro, vicino di notte. Esatto. Nel dubbio, mandalo a fanculo. Esatto. Ma era lo sciacquone del vicino, cioè. Non è lo sciacquone, ha sfondato la parete questo. Cioè... Perché ti ha sentito un po' urlare. Intanto nel frattempo è arrivata Stefania, Grace. Sì, scusa, ciao Stefania. Sentite, grazie, che adesso parla piano. Sì, parlo così tutta la sera. Ma alla fine parleremo tutti così, però. Cioè, allora, silenzio, ragazzi, veramente. Infatti, come dice Camilla, ma che tipo, non stava mica urlando. È vero, infatti, in fondo. Cioè, ma poi senso... sono le 11:30, dicono che... Il vicino viene di notte. Allora, senti, Grace, abbi pazienza, cioè voglio dire, non stai urlando, sei tranquillissima, c'hai le cuffie, quindi cioè, anche meno puoi dire al vicino. Insomma, sì, tra l'altro, poi magari mi stava sentendo parlare da sola, capito, perché non sentiva le vostre voci. Cioè, immaginate. È un po' quello che succede un po' a tutti, credo. Tra l'altro si è messa a rompere i coglioni praticamente. Stiamo facendo televisione dopo questo. assolutamente. Va bene. Comunque, veramente, cioè, guarda, siamo tutti contenti. Sono veramente felice di avere qui tranne il vicino. Tranne il vicino, bravo, esatto. Il vicino è bravo. Ciao Stefania, allora, sei venuta per parlare, ovviamente, il nostro Paolo. Cioè, come sai, noi ci siamo già messi d'accordo su delle domande. Insomma, sappiamo benissimo che il motivo è andarci giù pesante. Prima domanda proprio, cioè, classica, come vi siete conosciuti, cioè, la chiediamo a tutti, insomma. Allora, io l'ho conosciuto 13 anni fa in piscina, scusami, quando ero Stefania. Un moccioso. Scusa, ma c'è questo commento meraviglioso. Ospite, la prossima puntata, il vicino, ok, va bene. Dicevi, Stefania. Ma invitalo, magari da cosa nasce cosa. Infatti. Vai, Stefi, scusaci. No, figurati, l'ho conosciuto 13 anni fa in piscina, quando io avevo stretto amicizia con sua sorella perché volevo giocare con lei, ma c'era questo bambino rompipalle che si ostinava a cercare di annegarmi, ma
Ce l'ha la faccia da bambino rompipalle comunque, sì, Paolo. Avrei dovuto farlo sul serio. Nella vecchiaia è migliorato, posso anche dire. Ah, è migliorato, ok, cioè ha rotto ancora di più le palle, cioè in quel senso. No, altrimenti l'avrebbe capitato. Hai fatto bene, ma così ti vogliamo. Allora, Steffi, guarda, io ti faccio subito la primissima domanda, perché adesso ho paura a far parlare Grazia. E io ho paura di parlare, aspetta. Andate avanti. Sì, sì, tranquilla, non ti preoccupare. Esatto, povera piscina, ci dice Facebook user. Allora, la cosa più imbarazzante, adesso Grazia le scrive le domande, la cosa più imbarazzante che vi è successa assieme, o solo a lui? Allora, la cosa è fresca, tra virgolette. Ah, è successa da poco. Ah, Paolo, tu ovviamente non puoi commentare, puoi solo dire se è vero o falso. Allora, praticamente... Ho paura, ma chiuditi dentro. Vai a chiudere. No ragazzi, vabbè, questo è impressionante, questa cosa è meravigliosa. Vai Steffi, dici la cosa più imbarazzante. Allora, piccola premessa, Paolo è sempre stato colui che nei nostri 3-4 anni di convivenza, tra virgolette, a Perugia mi ha sempre ucciso... mosche, calabroni, api, vespe, tutto quello che mi fa terrore. Che bravo ragazzo. Quindi io ho il terrore assoluto soprattutto di vespe e api. Ah, non delle mosche. Esatto. Quest'estate eravamo andati al mare, io, lui, la mia coinquilina e il suo fidanzato. Niente, praticamente esco fuori la pizzetta che stavo per sbranare quando a un certo punto vengo assalita dalle api. Oh madonna. Ok, inizio ad urlare Paolo in continuazione, sempre aumentando di più il tono di voce, e nel modo di agitarmi ho sparso il pomodoro della pizzetta ovunque, a tutti attorno a me, praticamente soprattutto quelli attorno a me, facendomelo arrivare anche nella schiena. Cioè tipo benedizione, tipo acqua santa, cioè no? Esatto. In tutto ciò c'era la mia coinquilina che stava cercando di creare, di fare un accordo con un venditore ambulante. E quindi stava contando i centesimi da darvi, e io nel modo di appunto dileguarmi dalle api ho lanciato il pomodoro anche al ambulante, che ha iniziato ad urlare wow. Che bella scena, me la sono immaginata tutta in realtà. Sono sì, ho lanciato anche il pomodoro in faccia a Paolo in tutto ciò. Ovviamente, Paolo felicissimo, una pizza alla marinara. E poi anche volendo un gioco finito molto male. Ah, ma ne abbiamo allora, vai. Ma è 13 anni che si conosce. Giustamente, hai ragione. Praticamente era venuto a trovarmi. Io avevo solo il letto perché stavo in una stanza da sola, quindi lui era seduto sul mio letto e io avevo messo la testa, questo. Dalla prossima settimana facciamo la puntata. Fry al peperoncino, raga. La cosa peggiore che può succedere è che ti chiede che cosa stai facendo esattamente tu. No, dalla prossima settimana ragazzi andiamo in onda alle 7 di sera. Vai Stefania, dici. Praticamente io ero sdraiata con la testa sulle sue gambe mentre lui era seduto. Scherzando inizia a farmi il solletico, cosa che io odio. Allora di conseguenza ho pensato di farci, come si dice a noi, il morso dello scecco. Anche detto morso del ciuccio, prendere l'interno della coscia, solo certo, che sì. La sottoscritta non ha preso la coscia. E cosa hai preso? C'è anche un video testimone di tutto, di Paolo che inizia ad urlare, la ciolla. La ciolla. E da lì Paolo inizia ad avere la voce un attimo più acuta. Cioè proprio
così hai agguantato il salsicciotto di Paolo. Sì, e sì, sì. Cioè, no, va bene, complimenti. Cioè, ma vabbè, ma non facciamo spoiler su una domanda che arriverà. Esatto. A questo punto mi sa che, insomma, vai Grace, fagli la prossima domanda. Intanto vediamo un messaggio di Fabio che dice: sei visibilmente scossa dall'incontro col vicino. Io sto morendo dentro, raga, non potete capire. Cioè, non c'è niente che mi prenda peggio al mondo. Cioè, fortunatamente non è successo molte volte nella mia vita, ma tipo quando ti vengono a bussare o ti fanno, dicono, non fare casino, io voglio morire. Anzi, come dice, aspetta, mi sprattano. Guarda, vai. Se vuoi ho due letti qua. Vai, puoi andare tranquillamente. Beh, allora, a casa. La domanda fondamentale, vicino al mattino, perché sei uso. Paolo, esattamente, come dice Facebook user, ottima tecnica per l'allungamento. Esatto. Ecco, chi non l'ha fatta, un'ottima un'ottima sponda per la domanda che volevo umilmente fare, che era piano. Stefania, visto che lo conosci tanto bene, insomma, che hai potuto toccare con mano, quanto ce l'allungo, Paolo? Solo se così lo faccio, però, no. Attacca le cuffie alla parete del vicino e lo dico. No, perché mi chiedeva che lo voleva sapere lui, il vicino proprio. Allora, dovete sapere che io l'ho saputo in un modo molto cringe, devo dire. Ah, cioè non per quella volta che l'hai, come dire, toccato con mano. Da lì ho potuto constatare. Certo. E come l'hai saputo? Qual è questo modo cringe? Sentiamo. L'ho saputo nel bel mezzo di un pranzo, mentre stavo sorseggiando la mia amata Coca-Cola. Da colui che chiameremo Lex. Lex. Il signorino, cosa che io non avrei mai voluto sapere perché per me rimane sempre il bambino moccioso della piscina. Certo, giustamente. Diciamo che è dotato di 18 centimetri di amore. Perché proprio Lex ci ha proprio detto, cioè l'ha misurato. A quanto pare sì. Cioè Lex è venuto lì da te con... Ah, ma guarda... So solo che ho sputato la Coca-Cola dal naso quando l'ho saputo. Guarda, non saprei esprimerlo meglio rispetto a questo commento che sta per arrivare adesso. Bravo. Beh, anche bravo Margella, insomma, sì. Ah, 18 centimetri di morbidezza, quindi, anche perché, insomma, la mano attesta... la mano avrà testato un momento morbido, Stefania, mica in quel momento eri, insomma... Forse no. Non lo sappiamo, va bene, ma senti cara, siccome sei la migliore amica dovresti sapere sicuramente una sua figuraccia a livello sessuale. Tutte quelle che vuoi, allora. C'è il portfolio. Dovete sapere che Stefania sono due giorni che mi manda messaggi e fa comunque ho pensato anche a questo, Ne sai, Stefania, vai. Allora, la mia preferita, perché è anche abbastanza, tra virgolette, illegale, risale a un po' di anni fa, quando, 2017 credo, 2016-2017, era in macchina con un ragazzo che chiameremo X. Lex. Lix. Lix, quello di prima era Lex, adesso c'è Lix, ok. Esatto. Sicuro che una... No, è mia sorella. Esatto. Vai Stefi. Stava facendo le sue cose zozze con X quando passa una pattuglia. Chiede ai due donzelli di scendere. Per la fretta di scendere sono scesi l'uno coi vestiti dell'altro, solo che l'altro era tipo due o tre taglie un po' più large di Paolo. E si era messo i vestiti al contrario, in versione large, quindi la maglietta era diventata tipo un crop top. Ma non abbiamo delle foto di questo momento, Paolo. Non potevi chiedere alla polizia di farvi delle foto, voglio dire, cioè perché erano secondo me obbligatorie. Considerando che dopo poi mi hanno chiamato ad andare in caserma qualche mese dopo, mi potevano fare benissimo le foto. Certo, vedi... No, ma meraviglia questa cosa. Come ci dice Daniele, chissà che tatuaggio ci sarebbe sui 18 centimetri. Chi ti dice che non ce l'abbia? Chi ti magari dice che non ce l'abbia? La scritta peni, poi si allunga e diventa peroni. Di questa.
Bene. No, non si è bloccata la mia immagine. Andiamo a... Ultima domanda, Stefania. Puoi vendicarti adesso, Stefania, dopo questa battuta che ha fatto. Una cosa di lui che proprio non ti piace e adesso hai l'occasione per dirgliela. Vai. Se le canta tutte di questi anni. Preparati, il naso... segno della croce. Come tatuaggio, dice Fabio. Il naso di Pinocchio. Pensavo preparati... tatuaggi. Pensavo, preparati, fai il segno della croce come tatuaggio. No. Lì tra l'altro. Sì, tra... Esatto. Sotto il collo. Per la sua immensa fede. Per la sua immensa fede, proprio. E dice proprio sul pisello, preparati, fai il segno della croce. Esatto. Grazie, cioè, poi viene, adesso tra un po' avremo il vicino che ti suona e devi e gli devi aprire, io lo voglio in diretta, sappilo, io ti avviso, cioè, io vengo a vivere da te, non hai capito, perché domani mi sfrattano ormai, non ti preoccupare, quindi... vieni pure, c'è posto, però bene. Stasera voglio il vicino in live, sì, che mi ammazza in live, prego. Vabbè. Allora, cosa non sopporto di Paolo? Già. Potrei dirne tante. Però anche sabato ci vediamo a pranzo, ti ricordo. Quindi... ti avvelenerò la cena al pranzo. Allora, niente, è molto drama queen, devo dire, esagera sempre ciò che gli si viene detto, lo fraintende pur di fare drama, insomma, è un po'... pur di fare drama e pur di fare queen. Okay. Esatto, è un po' drama queen. Quindi sempre, always, sei un po' drama queen, Paolo, un po' io meno. Sono extra e lui è drama. Esatto, lei è extra, io sono drama. Ah, ecco, vedi, cioè ecco, io ti vuole un pochettino meno drama, Paolo, si può. Dovreste vedere come scende Stefania vestita e noi la amiamo alla follia. Esatto. Però Mattia ci fa una domanda dal pubblico, dici cosa sopporti allora? Da ben 13 anni. Il fatto che lui mi sopporti da 13 anni, vedi che questa è vera amicizia, Stefania. Noi non sappiamo come ringraziarti per averci fornito queste preziosissime informazioni su Paolo, che ovviamente terremo solo per noi, naturalmente. Che ricordiamo 18, ecco, comunque. 18, esatto, veramente. Io avevo intenzione anche di parlarne bene per trovargli magari un ragazzo, però bastava dire 18 a quanto pare. Esatto, vedi, ma perché poi vedi, alla fine... Hai fatto il tuo. Si è ricreduto. È vero. Cioè, guarda, è così. Lo dice anche Camilla. Camilla. Grazie Stefania, noi ti ringraziamo veramente tantissimo. Un bacione, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Che patata, veramente. O come dice Davide, lo vogliamo tutti il vicino in live, è vero. Ma perché non mi volete bene? Cioè, raga. E dopo tante puntate il vicino... è qui. Sì, ma per compensare i 18 centimetri ci vuole qualcosa di ben più grave, dice Edoardo. Vedi? Invece alla porta Gianluca, già alla porta, pensavo alla porta il vicino, scusami. Ho fatto un film che non c'entra nulla. Non ti chiamano in caserma neanche se fai una rapina, chiamano chi fa un camporella in macchina. Che paese, diciamo. Sì, ma sai qual è il punto che ho letto? Non ti chiamano in caserma. Pensavo fosse un messaggio riferito a me. Non ti preoccupare, non ti chiamano in caserma perché non ti chiamano in caserma perché c'era il nome alla porta, capito? Abbiamo fatto tutti un collegamento strano. Vicino. Alla porta. Esatto, 13 anni di 18 centimetri, tutti lo salvano in rubrica come Paolo 18. E poi 18 era anche quel famoso sketch di Proietti, 18. È vero, 18. Sì, è vero. Sempre detto che la maturità è bella. Caro Paolo, siamo arrivati praticamente alla fine, ma abbiamo ancora un'ultima rubrica. Stiamo a fine, ok. L'avvisavo. No, ma tu scherzi, ma sai che anche a me viene da abbassarla un po' la voce per paura che adesso mi senta? Il tuo vicino, non il mio, ovviamente. Ok, dunque... paura, veramente. Ma io lo rimetterei così. Cioè, per ricordare, grazie a che intervista un furetto con Pavarotti dietro. Insomma, la metterei così, per non dimenticare. Pavarotti che rosica, tra l'altro. Avevo le lacrime poco fa, quando l'avete fatta vedere. Cioè, avevo proprio le lacrime. Interviste possibili. Siamo arrivati praticamente alla fine della nostra diretta, caro Paolo, e abbiamo l'ultima rubrica che si chiama Ricordatemi così, ovvero Grace.
Sì, allora, no, praticamente ti chiediamo un epitaffio, cosa vorresti che venisse scritto sulla tua lapide fra 450 migliaia di anni, o nel mio caso domani? Appunto, spero di non cambiare lo spanto. 18. Molto dipende dai vicini di casa. Ma io non esco più, mi muro in casa, veramente lockdown totale, zona rossa, murata viva. Vai Paolo, il tuo epitaffio, cosa scriveranno? Penso una cosa proprio semplice, d'effetto, classica, qualcosa tipo non aveva Paolo... gusti, solo disgusti. Ah, pensavo Paolo 18. Fu Paolo 18. Purtroppo non è un numero così, come posso dire, consistente nella mia vita, insomma. Ma guarda che 18 è il minimo sindacale, quindi va bene. Comunque non ci lamentiamo, io non mi lamento. No. Ricordatemi con un numero, 18, numero 18, esattamente. No. Pensate questa che a un certo punto si faccia da muro il vicino di Grace con un'ascia. No, veramente ragazzi, esplodiamo. Che emozione è? L'epitaffio di Grace, come dice Daniele, lo scriverà vicino. Ormai usus. È così, è usus. Ma cos'era usus? Usus, il mio epitaffio sarà usus. Grace chiama 118, Paolo basta al 18. Siccome non ci piace chiudere con sempre comunque con un messaggio di tristezza, quale appunto... Ma preferiamo chiudere direttamente con la mia morte, evidentemente. Andiamo avanti. Stasera allora sì. Allora lo documenteremo. No, ti vogliamo vedere in un ultimo meraviglioso balletto che è molto sensuale, visto che prima ci hai dato grandi soddisfazioni con quella canzoncina stupenda, ne sta per arrivare un'altra altrettanto stupenda per te, dove ovviamente ti vogliamo che ci sia un po' di riscatto adesso, quindi ancora più porno e ancora più sexy, eh. Mi raccomando sul più porno, tanto adesso non siamo più in fascia protetta, quindi cerca di dare il meglio di te. Musica sempre più inchiamabile, ovviamente. Certo, veramente. Chiaro, non mi aspettavo di questa. Vedi, c'è il cross, c'è un plot twist qui, portate al vicino i 18 centimetri di Paolo, chissà, si calma. Sì, però non prendiamolo troppo per il culo, che sai mai se è collegato, per vedere cos'era. Forse user Facebook era lui. Vedi che Facebook più... Vedi, user. Sei pronto Paolo per ballare? Mi raccomando, no. Guarda, purtroppo c'è qua, non sei qui per sfottere lo sponsor, caro mio, mi dispiace. Prego. Manca la faccia. La faccia, no, ok. Ecco. Va bene, va bene, meraviglia. Meraviglioso, veramente. Intanto l'ho ricordato, a quanto capisco, per resta. C'è Davide che ti voleva senza mutande, comunque, cioè, veramente. Non ti credo voleva sia stato il solo. No, cioè, ti volevano in tanti qua senza mutande, ma purtroppo non posso far vedere, ma sono arrivati dei commenti veramente molto, molto interessanti, però metto il più importante di tutti. Grazie. Nel dubbio, esattamente, bravissimo. Comunque Matteo dice nuova docufiction noir su Netflix, il vicino di Grace, dopo l'erba di Grace abbiamo anche l'altra Grace, siamo a posto. Poi la prossima volta facciamo il profilo vicino di Grace, no, assolutamente. Favore, veramente dei bastardi. La sinuosità di un'anguilla, pardon, di un capitone. No, sei stato veramente molto sexy, a me sei piaciuto tantissimo, guarda, veramente ho molto caldo in questo momento, Paolo. È finita Paolo, è finita veramente, grande. Sono finito pure io. Sei finito anche tu e probabilmente anche Grace, quindi c'è.
Questa è l'ultima. Scrivetemi domani per assicurarmi che vada ancora tutto bene. Domani ti manderò un messaggio per dirti se Grace è ancora parte. Grace è diventata senza tetto, chi può dirlo? Magari sì. Vedi, guarda, Fabio te ne ha dette di cotte e di crude, ma guarda cosa ci scrive adesso, puntata promossa, Paolo anche, grande. Oh, vedi. Conquista. Vedi perché i cazziatoni servono, perché spronano, perché vuol dire che insomma è giusto, mica si non avete capito che appena finisce la diretta io piango, cioè tipo mezz'ora, ho bisogno di un piantino. Io non ti lascio, Grace. Sono sensibile, no, non posso parlare che non mi lasci, mollami. Vabbè, ti mimeremo qualcosa. Ora abbiamo conquistato Mattia su YouTube, meno male, Mattia. Mattia, allora lo diciamo a te come lo diciamo a tutti quanti, mi raccomando, cioè è vero, guarda Davide, ci siamo noi, Grace, è vero. Guarda Daniele, comunque Paolo è uno dei vostri ospiti più simpatici, vedi che sei piaciuto un sacco, guarda Paolo, eri tanto preoccupato, ragazzi. Ovviamente, noi vi vogliamo tutti quanti sulla nostra pagina Facebook, quindi per cortesia andate tutti a mettere il like su www.facebook.com/vienidinotte. Lo so che molti di voi preferiscono andare nel gruppo che abbiamo, ma sul gruppo ci sono dei problemi tecnici, tra questi uno di voi, appunto il Facebook user, purtroppo stasera non vedevamo il nome proprio per questo motivo, quindi vi consigliamo di andare sulla pagina. Oltretutto abbiamo anche un canale Telegram, che è appunto chi ha Telegram Vieni di Notte, iscrivetevi così non vi perdete neanche un nostro appuntamento, e se proprio non sapete che cosa fare stasera, anzi cioè adesso in questo preciso istante, fatelo subito, andate immediatamente a mettere il like anche sulla nostra pagina IG Vieni di Notte, ma ovviamente andate subito a mettere il like al nostro biondino che è The Pacco Instagram. Io vi giuro che avevo letto The Paccogram. Cioè, lo so. La prima volta anch'io. Se avevamo dimenticato i 18, io volevo toglierli e invece, guarda, grande Paolo, sei piaciuto. Nel vero senso della parola. È piaciuto, soprattutto sono rimasti impressi i 18, veramente. Facebook user dice non aprire quella porta, Grace. Guarda, Mattia l'abbiamo conquistato. Mattia, ti vogliamo con noi sulla pagina Facebook immediatamente. Vieni subito a mettere il like. E guarda, siamo veramente felici. Grande like-ci. Paolo, mamma mia, quanti complimenti questa sera, non ero abituata. Paolo, grazie. Guarda, te lo dico piano, ancora il vicino di Grace. Scusa Grace. Grande Paolo, un Paolo grande, esatto, sarà la prossima. Come dice Roberto, siete magici. Grace, facci sapere come finisce con il vicino. Grazie Roberto, direi. Ragazzi, vi vogliamo bene, siete i commentatori folli di Vieni di Notte. Senza di voi questo programma varrebbe la metà, e tutta l'altra metà è tutto merito della mia bellissima Grazia Sambruna, che è fantastica. La fu Grazia Sambruna, e una buona parte è arrivata anche dal nostro meraviglioso biondino Paolo Costa from Trapani. Una buona parte, direi sui 18. Infatti, sui 18, esatto, era quello che volevamo. Ciao Paolino, grazie. Grazie ragazzi, grazie di tutto. Ciao bello, ciao. Statemi bene, buonanotte. Anche tu. Anche al vicino, buonanotte. Esatto, salutiamo il vicino di Grazia, Grace, e abbiamo concluso anche la 15ª puntata di Vieni di Notte. Adesso ci vediamo ancora la prossima settimana con un nuovissimo, meraviglioso ospite. Ciao Davide, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, esatto. Buonanotte a tutti, tanti baci. Epitafio dicono di me che sono stato un grande uomo, ma ho anche un grande pene, dice alla porta, il vicino alla porta, vedete? Buonanotte Matteo, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo meraviglioso ospite. Shh, mi raccomando, non urlate, perché sennò uccidono Grace. Venite silenziosamente. Silenziosamente, non urlate. Ci vediamo mercoledì, buonanotte, notte vicino. Ciao. No, stasera. Ciao a tutti.